Le fiamme però non soltanto a nord, come dicevo, anche e di nuovo a Roma. Siamo nel cuore pulsante del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma. Sì, pronto Nume, in via Salaria, chilometro 32, 31 a 700. Perfetto, guardi, ce l'abbiamo, stiamo per inviare la squadra. È da qui che vengono inviate le squadre ordinarie, che sono 26, a cui si vanno ad aggiungere gli staccamenti dei nuclei speciali. Sulla mappa di Roma in questo momento ci sono 20 interventi in corso. Dall'inizio dell'anno sono andati in fiamma circa 3.000 ettari, ovvero il 50% in più dello scorso anno. Per ricordare un'estate peggiore di questa bisogna tornare indietro di 5 anni, al 2017. Questo fa capire come la stagione sia assolutamente intensa e vogliamo dire anche complicata per le tipologie di intervento che stanno avvenendo. Per quanto riguarda i numeri, in questo momento il numero degli incendi, degli interventi, delle squadre che intervengono in incendio è di oltre 6.000 interventi per incendio, e se lo confrontiamo con l'anno scorso abbiamo un incremento di circa il 30% rispetto allo scorso anno. Ma la grotta a giugno, gli studios di Cinecittà a luglio e ancora vicino gli autodemolitori sulla Palmiro Togliatti, la pineta di Coccia di Morto a Fiumicino, ettari ed ettari di vegetazione e boschi andati in fiamme, che ora divampano anche in città, fino ad aggredire le case, perché con le alte temperature, i venti pomeridiani e il famoso ponentino, le fiamme corrono più veloci in ambienti altamente antropizzati, gli incendi divampano prima. Le fiamme hanno divorato le colline tra via Cassia e via Trionfale, siamo oltre il raccordo anulare. Ci sono volute più di 48 ore per i vigili del fuoco per spegnere tutti i focolai. Due palazzi sono stati evacuati. Fortunatamente nessun ferito né intossicati, il pericolo anche questa volta è stato scampato, ma la cura delle aree verdi e la prevenzione in questo momento devono essere prioritarie. Chi ci ha rimesso è stata la riserva naturale dell'Insugherata, già messa a dura prova negli ultimi mesi dall'invasione dei cinghiali. Stefania Trapani, Sky TG24. Ma il tempo...